Si faceva chiamare Montana in onore del protagonista del film Scarface e per mesi aveva seminato il panico tra i giovani aretini. È infatti accusato di associazione a delinquere finalizzata ad una serie di rapine ed aggressioni. Adesso il trapper ventenne sarà processato. Nelle scorse settimane la Cassazione aveva detto no allo spostamento del procedimento in campo neutro, rigettando la questione di incompatibilità. Questa mattina il GUP Stefano Guascone lo ha rinviato a giudizio. Il dibattimento inizierà il 17 gennaio 2023. Il trapper, finito in manette nel marzo 2022, secondo gli inquirenti sarebbe stato alla guida del gruppo dei giovani sui quali pendono accuse pesantissime. Per gli altri membri della Baby Gang, tutti under 18, procede il Tribunale dei Minori di Firenze, mentre un altro giovane, all'epoca dei fatti già maggiorenne, è comparso anche lui al Palazzo di Giustizia aretino, ha chiesto la messa in prova ed il giudice ha accolto la richiesta. Verrà deciso all'esito dell'elaborazione del programma da parte dell'UEPE, dovrebbe avvenire entro il 31 di gennaio e a quel punto il giudice poi valuterà se effettivamente ammetterlo, per quanto tempo. Chiaramente c'è il fantasma del passato e la necessità di cambiare vita. Presente in aula anche una delle giovani vittime della Baby Gang, minacciata lo scorso dicembre proprio da Montana nel centro di Arezzo. Colpirmi con un corpo contundente, un paletto di ferro per esattezza. Successivamente si è fermata una coppia di signori ad aiutarmi, a venirmi in aiuto e ha detto: guarda che se continui così ti rovini la vita, non fare una cosa sbagliata. E lui ha detto che la sua vita era già rovinata. Io spero che da questo processo ci sia una parte dove si parla proprio di giustizia.